Mentre lavora alla produzione video della chiesa, appena ottiene buoni risultati nel lavoro, si impigrisce e non si sforza più di progredire. Il suo leader condivide con lui e lo sostiene in diverse occasioni, ma lui non migliora. E questo porta a gravi ritardi nel lavoro di produzione video. Alla fine viene sollevato dal suo ruolo di capogruppo. Riflette sul perché ceda sempre ai desideri materiali e trascuri i suoi doveri. Cosa impara sull'origine del suo mancato desiderio di migliorare e sui danni e le conseguenze di tale atteggiamento? Nel 2018 lavoravo alla produzione video. All'inizio, non avendo familiarità con il lavoro né coi principi pertinenti, studiavo molto per acquisire le competenze utili. Dopo un po' di tempo, le mie competenze tecniche sono molto migliorate e sono stato scelto come capogruppo. Ah. Ero entusiasta e mi impegnavo molto per fare il mio dovere. In seguito è sorto un problema in uno dei nostri progetti video più complicati e il mio leader mi ha incaricato di risolverlo. Considerati il pesante carico di lavoro e le mie scarse capacità, all'inizio collaboravo con i fratelli e le sorelle per trovare delle soluzioni. Ma dopo un periodo di duro lavoro, in cui le cose filavano lisce e le mie competenze tecniche miglioravano, ho iniziato a impigrirmi. Mi sono detto, forse questo progetto non è ancora a livelli ottimali, ma è decisamente meglio di com'era prima. Basta fare in modo che tutto proceda come ora. Non serve controllare spesso. È così stancante essere sempre tesi. Con questa mentalità non prendiamo sul serio il lavoro. Giusto. È vero. Da allora raramente approfondivo nuove abilità e non imparavo più sul lavoro. A volte emergevano dei problemi nei video che realizzavo e gli altri mi consigliavano di lavorare meglio. Anche se sapevo che avevano ragione, mi sono detto, ho già abbastanza lavoro così com'è. Se dedicassi più tempo allo studio, innanzitutto sarebbe faticoso, e poi, se dopo aver investito più tempo ed energia i risultati non migliorassero, tutto quel lavoro sarebbe vano. Così ho ignorato i consigli degli altri. In seguito, il leader ha notato che il nostro lavoro andava a rilento e mi ha chiesto di trovare il problema. Il mio collaboratore mi ha richiamato più e più volte a risolvere quel problema. E che cosa pensavi quando te lo facevano notare? Già. All'epoca ero ostile, mi dicevo, i nostri progressi saranno anche lenti, ma i risultati sono migliori di prima. Non dovremmo avere fretta. Ma dentro di me sapevo che se avessi svolto e pianificato meglio il lavoro, avrebbe potuto esserci margine di miglioramento. Ma quando pensavo allo stress lavorativo che già avevo e a quanto sarebbe stato faticoso dedicarci più tempo, rimandavo di nuovo. Il leader mi ha ricordato di nuovo il problema e solo allora ho esaminato con riluttanza la situazione. Ma alla fine non ho trovato una soluzione adeguata. Non ero disposto a considerare il lavoro del gruppo né a fare sacrifici perché progredisse. Quando avevo del tempo libero, volevo solo riposare. E a volte mi è anche capitato di dormire troppo, ritardando il lavoro. Talvolta, quando dovevo fare delle commissioni, restavo fuori, eludendo il mio dovere. E durante le pause del lavoro non pensavo a come migliorare le mie capacità. Coglievo l'occasione per riposarmi. Sono diventato sempre più pigro. Mi limitavo a controllare e assegnare il lavoro meccanicamente. Di rado aiutavo gli altri a esaminare gli errori. Quando sorgevano problemi non mi impegnavo per risolverli. Così abbiamo procrastinato dei video che avrebbero potuto essere completati prima del previsto. In quel periodo c'erano sempre problemi nei video che realizzavo e nessuno del mio gruppo è migliorato nel suo lavoro.
alla minima difficoltà, tutti quanti si lamentavano. Non ho risolto il problema tramite la comunione e ho persino assecondato le loro lamentele. E quindi a quel punto hai capito che qualcosa non andava? Già. No. All'epoca ero insensibile. Dopo non essere riuscito a fare lavoro concreto, né a migliorare tramite le condivisioni del leader, sono stato sollevato dall'incarico di capogruppo. Essere rimosso mi ha fatto sentire malissimo, così ho pregato Dio e ho riflettuto. Nelle mie devozioni ho letto queste parole di Dio. Alcuni non sono affatto disposti a soffrire nei loro doveri, si lamentano per ogni problema e si rifiutano di pagare un prezzo. Che atteggiamento è? Un atteggiamento superficiale. Che risultato otterrai compiendo il tuo dovere in modo superficiale e trattandolo alla leggera? Potresti compiere bene il tuo dovere, ma invece lo fai in modo scadente, non accettabile. E Dio non sarà soddisfatto del tuo atteggiamento verso il dovere. Se avessi saputo pregare Dio, ricercare la verità e metterci tutto il tuo cuore e la tua mente, se fossi stato capace di tale cooperazione, Dio avrebbe preparato tutto per te. Ogni cosa sarebbe andata al suo posto e con buoni risultati. Non ti serve fare un grande sforzo. Quando non ti risparmi nel collaborare, Dio avrà già disposto tutto per te. Se sei scaltro, infido e indifferente al tuo dovere e vai sempre fuori strada, Dio non farà nulla. Perderai una tale occasione. E Dio dirà: non ne sei capace, sei inutile, fatti da parte. Ti piace essere scaltro e infido, vero? Ti piace essere pigro, prendertela comoda, non è così? Dunque prenditela comoda per sempre. Dio offrirà questa grazia e questa occasione a qualcun altro. Che dite? Si tratta di una perdita oppure di un guadagno? È una perdita enorme. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno fatto ripensare al mio periodo come capogruppo. Mi ero comportato proprio come rivelato dalle parole di Dio. Ero stato irrispettoso, irresponsabile e negligente nei confronti del mio dovere. Appena diventato capogruppo, ci ho dedicato tempo e impegno. Ma quando le mie capacità sono migliorate e ho ottenuto dei risultati, mi sono adagiato, riposavo sugli allori, assecondando la carne. Non facevo che pensare a come rilassarmi e a come avere una vita facile. Non dedicavo alcuno sforzo al lavoro per migliorarlo. Quando c'erano problemi evidenti, non li risolvevo subito. E se gli altri me li facevano notare, li ignoravo. Come capogruppo, quando vedevo gli altri membri lamentarsi dei loro problemi, non soltanto non condividevo sulla verità per aiutarli, ma addirittura concordavo con loro. Era come se i ritardi al lavoro di produzione video o i problemi degli altri non avessero nulla a che vedere con me. Volevo soltanto godermela ed evitare di affaticarmi. Perciò, nei video che producevamo c'erano sempre problemi che ritardavano seriamente i progressi. Stavo trascurando un dovere molto importante. Per le comodità e gli agi della carne ero pronto a comportarmi in modo superficiale, a ingannare Dio e gli altri. Dov'era la mia riverenza per Dio? Dio aborre e disprezza tali atteggiamenti verso il lavoro. Ripensando a tutti i problemi del mio lavoro, se solo vi avessi dedicato tempo e sacrificio, non sarebbe andata così male. E invece ero pigro e non volevo faticare. Ho danneggiato il lavoro di produzione video. Ero così spregevole e privo di coscienza. Ero così degenerato e non me ne accorgevo nemmeno. Dio aveva orchestrato richiami per me, ma io non riflettevo e non mi pentivo. Come ho potuto essere così insensibile?
Rendermene conto mi ha fatto sentire triste e in colpa. Non meritavo di essere un leader, ero troppo irresponsabile e incosciente. Era solo colpa mia se ero stato rimosso. La tua condivisione mi ha davvero colpito. Trascurare il lavoro solo per le comodità e perdere l'opportunità di praticare che Dio ci offre è davvero dannoso. Sì. È sempre difficile affrontare le battute d'arresto. Mm-hmm. Ma vale la pena se si sanno scoprire i propri problemi. Vero. Certo. Un giorno ho letto un passo delle parole di Dio. Se prendi una persona responsabile, quando le si parla o le si danno istruzioni, che a farlo sia un leader, un lavoratore o il supremo, penserà sempre: beh, poiché mi stimano tanto, devo gestire bene questo problema, così da non deluderli. Te la sentiresti di affidare un problema a una persona tanto coscienziosa e sensibile? La persona che incarichi di gestire un problema è qualcuno che credi sia affidabile e che stimi. Hai una buona opinione di questa persona e nutri stima di lei. In particolare, se le cose che ha fatto per te sono state coscienziose e hanno soddisfatto le tue esigenze, penserai che sia una persona degna di fiducia. L'ammirerai davvero e godrà di tutta la tua considerazione. La gente vuole interagire con queste persone, soprattutto Dio. Credete che Dio affiderebbe un dovere che l'uomo è obbligato a compiere a qualcuno che non è degno di fiducia? Quali sono le aspettative di Dio riguardo a una persona a cui ha assegnato un determinato compito nella Chiesa? Primo, Dio spera che sia responsabile, che si occupi di quel compito con grande attenzione e che lo svolga bene. Secondo, spera che sia una persona degna di fiducia, che indipendentemente dal tempo necessario e dai cambiamenti attorno a sé, sia sempre responsabile e che il suo carattere sappia resistere alla prova. Se è una persona degna di fiducia, Dio è rassicurato. Non controllerà più né darà più seguito a questo problema, perché dentro di sé Dio si fida di lei. Quando Dio le affida questo compito, questa persona è sicura di portarlo a compimento senza errori. Amen. Amen. Dalle parole di Dio ho imparato che una persona dotata di umanità è responsabile nel suo lavoro e sa accettare l'esame di Dio e rimanere salda nel proprio dovere, eseguendo i propri compiti, esattamente secondo i principi in qualunque situazione si trovi. Questo è l'atteggiamento giusto verso i doveri. Sì. Giusto. La Chiesa mi aveva assegnato alla produzione video. Avrei dovuto svolgere quel lavoro al meglio delle mie capacità e identificare e risolvere tempestivamente i problemi che emergevano per garantire il suo normale svolgimento. Esatto. Sì, è vero. Ma pur avendo accettato volentieri di assumermi quel dovere, in seguito ho pensato solo ai miei agi e comodità e non ho svolto lavoro concreto, neanche quando gli altri mi hanno più volte sollecitato a farlo. Avevo il titolo di capogruppo, ma non facevo nulla, nemmeno il minimo indispensabile nei miei doveri. Questo ha ritardato la produzione video. Sono stato inaffidabile e privo di coscienza. Per il mio comportamento dovevo essere cacciato. Solo grazie alla misericordia e alla tolleranza di Dio ho potuto continuare a lavorare. Certo. Allora mi sono detto: devo cogliere questa opportunità e fare del mio meglio nel dovere. Così ho smesso di accontentarmi dello status quo e, oltre a lavorare ai video che mi venivano assegnati, ho ripreso a cercare modi per aumentare la mia efficienza e subito segnalavo al capogruppo i nostri problemi. Discutevo con tutti gli altri di come risolverli.
Anche se era più faticoso lavorare così, mi sentivo molto più tranquillo, sapendo di adempiere alle mie responsabilità. Vedendo che ero migliorato, il leader della chiesa mi ha dato un progetto da supervisionare. Volevo fare tesoro di quell'opportunità e impegnarmi al massimo. Ogni giorno controllavo il nostro lavoro e annotavo tutti i problemi. Quando ne trovavo uno, lo risolvevo subito. E se non riuscivo, ne discutevo insieme al mio capogruppo. Sì. Tuttavia, tempo dopo, quando il nostro lavoro era produttivo e le mie capacità migliorate, è riemersa ancora una volta la mia pigrizia. Oh. Ho pensato, il lavoro procede come da programma, non ci sono gravi problemi, dovrei riposare un po'. Se lavoro tanto e ho molte preoccupazioni, alla fine non riuscirò a gestire tutto. Quando ho pensato questo, ho iniziato ad adagiarmi. Svolgevo il mio lavoro meccanicamente. Non mi preoccupavo più di migliorare le mie capacità o di risolvere problemi ed errori, e nemmeno di informarmi con gli altri sullo stato del lavoro. Nel tempo libero volevo solo rilassarmi. E a volte, mentre lavoravo oppure durante lo studio, guardavo filmati divertenti o vedevo dei telefilm per passare il tempo. Questo ha bloccato video che avrebbero potuto essere conclusi prima. E le mie prestazioni sono peggiorate. Ci sei ricascato. Sì. In quei giorni mi sentivo sempre confuso e frastornato. Non lavoravo con lucidità, non amavo leggere le parole di Dio e c'era oscurità in me. Quando pregavo Dio non sentivo la sua presenza. Sapevo che era una condotta pericolosa, ma non riuscivo a controllarmi e mi sentivo veramente addolorato. Allora ho letto un passo delle parole di Dio. Se i credenti usano un linguaggio e un comportamento non curante e smodato quanto quello dei non credenti, sono ancora più malvagi di questi ultimi. Sono veri e propri demoni. Amen. Amen. Quel passo ha rivelato la mia situazione. Credevo in Dio da molti anni, ma continuavo a trascurare i miei doveri e a cercare svago invece di lavorare. Non solo ero privo di lealtà, ma non rispettavo i requisiti fondamentali del lavoro. Nel mondo secolare bisogna rispettare le regole della propria azienda e quando si lavora lo si fa con diligenza e senza battere la fiacca. Invece io, nel compiere il mio dovere nella Chiesa, ero privo del minimo senso di responsabilità e trascuravo con leggerezza i miei doveri per gli agi della carne. Vista la sconsideratezza delle mie azioni, meritavo d'essere definito cristiano? Non stavo nemmeno rendendo un servizio nel mio dovere, né tantomeno lo adempivo in modo adeguato. Mi odiavo per la mia brama di comodità. Perché non ero determinato ad abbandonare la carne? Ho pensato ai miei fratelli e sorelle in Cina, che rischiavano l'arresto e la tortura da parte del PCC pur di non abbandonare i loro doveri. Mentre io, che svolgevo il mio dovere in un paese libero dopo essere fuggito, non ero disposto a dedicarvi qualche sacrificio in più. Mi comportavo come un buono a nulla. Ero privo di dignità e carattere. Più ci pensavo, più mi vergognavo di affrontare Dio o gli altri. Hai mai riflettuto su cosa potesse esserci alla base dei tuoi continui fallimenti? Ho iniziato così a pensare: ho già fallito per aver assecondato la carne e aver eluso i miei doveri. Perché non ho imparato dai miei errori precedenti? Perché sono così volubile e incostante nel mio lavoro? Ho pregato Dio più e più volte, chiedendogli di illuminarmi affinché capissi la causa del mio problema. Nelle mie devozioni ho letto queste parole. Dio Onnipotente dice: perché le persone sono sempre indisciplinate e pigre, come se vivessero una vita da sonnambuli?
Questo ha a che fare con un problema nella loro natura. Esiste una sorta di pigrizia nella natura umana. Qualsiasi compito stiano svolgendo, le persone hanno sempre bisogno di qualcuno che le controlli e le sproni. A volte pensano alla carne, bramano le comodità fisiche e si garantiscono sempre una scappatoia. Tali persone sono molto astute e non sono affatto delle brave persone. Non si spingono mai a fare del loro meglio, indipendentemente dal dovere importante che stanno svolgendo. È un comportamento irresponsabile e sleale. Oggi ho detto queste cose per richiamarvi a non essere passivi nel lavoro. Dovete essere in grado di fare tutto quello che vi dico. I falsi leader non svolgono un vero lavoro, ma sanno come comportarsi da funzionari. Qual è la prima cosa che fanno una volta diventati leader? Cominciano a cercare di conquistare le persone. Si comportano secondo l'approccio «un nuovo manager deve dare una forte impressione». Per prima cosa, compiono alcune azioni per conquistare gli altri. Introducono alcune cose per rendere la vita delle persone più facile. Cercano di fare buona impressione su di loro, dimostrare a tutti che sono in sintonia con la massa, in modo che tutti li lodino e li considerino come un genitore. Dopodiché, assumono ufficialmente il comando. Ritengono sia giusto e opportuno per loro godere degli orpelli del prestigio, ora che hanno il sostegno della maggioranza e la loro posizione è sicura. I loro motti sono: la vita non è altro che mangiare e vestirsi. Cogli il piacere del momento, perché la vita è breve. E oggi bevi il vino di oggi. Di domani, preoccupatene domani. Godono di ogni giorno così come viene. Si divertono il più possibile e non pensano al futuro, né tantomeno hanno considerazione delle responsabilità che un leader dovrebbe assumersi e dei doveri che dovrebbe svolgere. Ripetono alcune parole e frasi di dottrina e svolgono meccanicamente alcuni compiti per salvare le apparenze, ma non eseguono un vero lavoro. Non cercano di approfondire i problemi reali della Chiesa per risolverli definitivamente. Che senso ha svolgere un lavoro in modo così superficiale? Non è forse un inganno? Si possono affidare responsabilità serie a dei falsi leader di questo tipo? Sono in linea con i principi e le condizioni della Casa di Dio per la selezione di leader e lavoratori? Queste persone non hanno coscienza né ragione. Sono prive di senso di responsabilità, eppure desiderano lo stesso prestare servizio nella veste ufficiale di leader della Chiesa. Perché sono così spudorate? Alcuni hanno senso di responsabilità ma scarsa levatura e non possono essere leader, per non parlare della spazzatura umana che non ha alcun senso di responsabilità. Costoro sono ancora meno qualificati per il ruolo di leader. Quanto sono pigri questi falsi leader indolenti? Rilevano un problema, sono consapevoli che si tratta di un problema, ma lo trattano come niente fosse e lo ignorano. Costoro sono così irresponsabili. Possono essere bravi a parlare e in apparenza possiedono della levatura, ma quando nella Chiesa emergono dei problemi, sono incapaci di risolverli. Nonostante i problemi della Chiesa continuino ad accumularsi e diventino come cimeli di famiglia, questi leader non se ne curano affatto, mentre si ostinano a svolgere meccanicamente alcuni compiti irrilevanti. E qual è il risultato finale?
Non gettano forse il lavoro della Chiesa nello scompiglio? Non lo compromettono? Non creano forse disordine e disgregazione all'interno della Chiesa? Questo è l'esito inevitabile. Amen. 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 Riflettendo sulle parole di Dio, ho capito che il motivo per cui mi adagiavo e mancavo di iniziativa nel dovere era che per natura ero pigro e amante del piacere. La mia mente era colma di filosofie sataniche. Per esempio, la vita è solo mangiare e stare al caldo. Oggi goditi il tuo vino e non preoccuparti del domani. O mangia e sii felice perché la vita è breve. Seguivo queste falsità sataniche, convinto di dovermi godere la mia vita terrena. Non riuscendo a giustificare uno sfinimento costante, non ero in grado di perseverare in nulla di ciò che facevo. Anche il minimo risultato nel mio lavoro mi bastava. Dopo mi adagiavo e mi lasciavo andare. È vero. Proprio come facevo a scuola. Ogni volta che prendevo buoni voti e venivo lodato da insegnanti e compagni, volevo smettere di investire impegno ed energia nello studio. Desideravo solo divertirmi. Non mi interessava più ascoltare in classe o fare i compiti. Ma appena i miei voti peggioravano e i miei genitori e gli insegnanti diventavano più severi, tornavo a studiare e a impegnarmi. Finché i miei voti non risalivano. E a quel punto mi adagiavo di nuovo. In quegli anni ero controllato da queste filosofie decadenti e sono diventato sempre più pigro e demotivato. Ero volubile e incostante in tutto e non ero disposto a soffrire. Inoltre, non avevo mai voglia di impegnarmi. Nel controllare i progressi del lavoro, ero stato pigro e senza iniziativa sia nel ruolo di capogruppo, prima, sia nel ruolo di membro regolare, poi. Al primo risultato che ottenevo, volevo alternare il lavoro con il riposo, per non subire perdite e non stancarmi troppo. Sapevo che c'erano dei problemi nel lavoro, ma non li risolvevo, perché preferivo sprecare il mio tempo in futili divertimenti, piuttosto che sacrificarmi per il mio dovere. Facevo quanto bastava a salvare le apparenze e ingannare il leader. Infatti, non solo ero pigro, ma anche astuto e ingannevole, e non desideravo altro che vivere la mia vita nell'agio. Avevo goduto tanto dell'irrigazione delle parole di Dio e della sua protezione, ma non facevo nemmeno il minimo indispensabile. Non ero un inutile spreco di spazio, un parassita della Chiesa. Ero privo di umanità e ragione. Se non mi fossi pentito, la Chiesa per il momento poteva anche non scacciarmi. Ma Dio scruta ogni cosa e lo Spirito Santo avrebbe smesso di operare in me. Prima o poi sarei stato scacciato. Questa comunione mi ha mostrato quali gravi conseguenze provochi non eliminare una natura indolente. Sì. Mi viene in mente una frase della Bibbia. E la prosperità degli stolti li fa perire. Se perdiamo la possibilità di essere salvati per ricercare agio temporaneo, lo rimpiangeremo incredibilmente. Sì. Giusto. Allora, come hai risolto infine il tuo problema? In seguito, nutrendomi delle parole di Dio, ho iniziato a cambiare atteggiamento verso il dovere. Ah. Dio Onnipotente dice: il modo in cui consideri gli incarichi di Dio è davvero importante. È una questione molto seria. Se non sei in grado di portare a termine ciò che Dio affida alle persone, allora non sei degno di vivere alla sua presenza e meriti di essere punito. È stabilito dal cielo e riconosciuto dalla terra che gli umani dovrebbero completare qualsivoglia incarico Dio abbia loro affidato. Questa è la loro responsabilità più elevata, non meno importante della loro stessa vita. Se non prendi sul serio gli incarichi di Dio, allora lo tradisci nel modo più grave.
In ciò sei più deprecabile di Giuda e meriti di essere maledetto. Le persone devono acquisire una comprensione approfondita di come siano tenuti a considerare ciò che Dio affida loro e, come minimo, devono capire che gli incarichi che Dio affida all'umanità sono un'esaltazione e un privilegio speciale da parte di Dio. Sono le cose più gloriose. Ogni altra cosa può essere tralasciata. Se anche occorra sacrificare la propria vita, l'uomo deve pur sempre adempiere l'incarico di Dio. L'uomo deve perseguire di vivere una vita piena di significato e non dovrebbe essere soddisfatto delle proprie circostanze attuali. Per vivere a immagine di Pietro, egli deve possedere la conoscenza e le esperienze di Pietro. L'uomo deve perseguire cose che sono più alte e più profonde. Egli deve perseguire un più profondo, più puro amore per Dio e una vita che abbia valore e significato. Solo questa è la vita. Solo allora l'uomo sarà uguale a Pietro. Devi concentrarti sull'essere proattivo circa il tuo ingresso dal lato positivo e non devi permetterti di avere ricadute in modo arrendevole in nome di un appagamento momentaneo, ignorando più profonde, più specifiche e più pratiche verità. Il tuo amore deve essere pratico e devi trovare il modo di liberarti da questa vita depravata, spensierata, che non è affatto diversa da quella di un animale. Devi vivere una vita che abbia senso, una vita piena di valore, e non devi illuderti o trattare la tua vita come un giocattolo con cui trastullarti. Per tutti coloro che aspirano ad amare Dio, non ci sono verità inaccessibili e non c'è giustizia per la quale non si possa rimanere saldi. Come dovresti vivere la tua vita? Come dovresti amare Dio e utilizzare questo amore per soddisfare il suo desiderio? Non c'è questione più grande nella tua vita. Soprattutto, devi avere tali aspirazioni e perseveranza. E non dovresti essere, come chi è debole, senza spina dorsale. Devi imparare come sperimentare una vita piena di significato e a sperimentare verità significative. E non dovresti trattare te stesso con superficialità. Amen. 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 Dalle parole di Dio ho compreso che il valore e il significato della vita si trovano nel compiere il proprio dovere di essere creato. Ricercare sempre gli agi, mancare di iniziativa ed essere approssimativi nei doveri è tradire Dio, un comportamento che Egli maledice e aborrisce. Sì, è vero. Ho pensato a Pietro, che con diligenza cercò di amare e soddisfare Dio per tutta la vita, sempre attenendosi alle parole di Dio e cercando di migliorare. Pietro si adoperò per praticare la verità e soddisfare Dio. E alla fine fu crocifisso a testa in giù e rese una grande testimonianza. Sì. Esatto. E poi c'è Noè, che accettò l'incarico di Dio e per 120 anni lavorò alla costruzione dell'arca senza mai esitare di fronte a difficoltà e sofferenze finché non fu terminata. Sì. Paragonandomi all'atteggiamento di Noè e Pietro verso Dio e il loro dovere, mi vergognavo molto. Ero egoista, pigro e senza un briciolo di umanità. Non avevo senso di responsabilità verso il mio dovere. Ero approssimativo e procrastinavo. Appena mi si chiedeva qualcosa di più, dicevo che ero stanco. Battevo la fiacca e assecondavo la mia carne, persino quando ero sollecitato dal mio leader. Non avevo riverenza per Dio. Non ero affatto diverso da un miscredente. Comportandomi così, alla fine mi facevo soltanto del male da solo.
Eppure pensavo sempre di essere nel giusto e mi accontentavo di compiere uno sforzo minimo. Ero insensibile, sciocco e ignorante. Nonostante tutto questo, Dio non mi ha abbandonato e mi ha dato occasione di pentirmi. Non potevo continuare a ferirlo. Così l'ho pregato, dicendo: «Amato Dio, riconosco la mia natura indolente e la mia mancanza di umanità. Non voglio continuare a vivere così. Voglio ricercare la verità e compiere il mio dovere. Scruta nel mio cuore». Amen. Amen. Da allora ho investito più tempo ed energia nel dovere. E anche se ero quasi tutti i giorni impegnatissimo, trovavo un po' di tempo per migliorare le mie capacità. Inoltre, riepilogavo sempre i miei problemi e mi impegnavo per migliorarmi. Sì. Poco tempo dopo, ho iniziato a ottenere risultati migliori nei miei video. Quando condividevo ciò che avevo imparato con i miei fratelli, sembrava risultare utile anche per loro. È meraviglioso. Sì, certo. Mi sentivo davvero sereno e a mio agio. Era un po' più faticoso lavorare così e c'era meno tempo per riposare. Ma non ero stanco e non mi sembrava una sofferenza. Anzi, mi sentivo più lucido e pieno di energia. Niente di paragonabile a prima, quando affrontavo ogni giorno con confusione. Rilevavo anche più facilmente eventuali problemi nel lavoro. E grazie alla comunione con i miei fratelli e sorelle e all'illuminazione di Dio, ne risolvevamo diversi in modo tempestivo. Sì, lode a Dio. Il nostro atteggiamento verso il dovere è importante. Se si ha il cuore al posto giusto e si è diligenti, Dio ci guiderà. Già. Se seguiamo le parole di Dio, troviamo un percorso nei doveri. Sì. È la verità. Ma poiché ero stato troppo corrotto da Satana, ogni tanto risentivo ancora delle sue filosofie di indolenza. Quando ho iniziato a ottenere buoni risultati, mi sono di nuovo un po' adagiato e volevo assecondare la mia carne. Oh. Controllando un video, ho letto che era uscito un nuovo film d'azione. Ho pensato: ultimamente il lavoro è stato stressante. Non mi farà male guardare qualcosa e staccare un po'. Guardando il film mi sono reso conto che ero ritornato ai miei vecchi trucchi. Ho pensato a questo passo. Dio Onnipotente dice: «Hai voluto essere negligente e approssimativo nel compiere il tuo dovere. Hai cercato di battere la fiacca e di evitare l'esame da parte di Dio. In simili momenti, prega immediatamente davanti a Dio e rifletti sul fatto che sia stato o no il modo giusto di agire. Poi domandati: perché credo in Dio? Tale approssimazione può passare inosservata agli altri, ma passerà inosservata a Dio? Per di più, non ho fede in Dio per poter essere negligente, ma per essere salvato. Il mio agire in questo modo non è espressione di una normale umanità, né qualcosa che Dio ama. No, posso battere la fiacca e agire a mio piacimento nel mondo esterno. Ma ora mi trovo nella casa di Dio, sotto la sua sovranità, sotto l'esame dello sguardo di Dio. Sono una persona. Devo agire secondo la mia coscienza. Non posso fare come mi pare e piace. Devo agire secondo le parole di Dio. Non devo essere negligente e superficiale, e nemmeno battere la fiacca. Allora, in che modo devo comportarmi per non battere la fiacca e non essere negligente e superficiale? Devo impegnarmi. Fino a un attimo fa, mi sembrava troppo faticoso farlo così. Volevo evitare le avversità, ma ora capisco. Potrà anche costare molta fatica farlo in questo modo, ma produce dei risultati, e quindi è così che va fatto. Quando compi un lavoro e hai ancora paura delle avversità,
in momenti simili devi pregare Dio. Oh Dio, sono pigro e disonesto. Ti prego di disciplinarmi, di rimproverarmi, in modo che io ne abbia percezione nella mia coscienza e provi vergogna. Non voglio essere negligente e superficiale. Ti prego di guidarmi e illuminarmi, di mostrarmi la mia ribellione e la mia spregevolezza. Quando preghi in questo modo, rifletti e cerchi di conoscere te stesso. Provi rimorso. Sei in grado di odiare la tua spregevolezza. Lo stato sbagliato del tuo cuore inizia a cambiare e sei capace di riflettere al riguardo e di dire a te stesso: perché sono negligente e superficiale? Perché batto sempre la fiacca? Agendo in questo modo, privo di coscienza e di senno, sono ancora una persona che crede in Dio? Perché non prendo le cose sul serio? Non dovrei dedicarci un po' più di tempo e di impegno? Non è un gran peso. Questo è ciò che dovrei fare. Se non riesco a fare nemmeno questo, sono degno di essere definito umano? Di conseguenza, fai un proponimento e giuri: «Oh Dio, ti ho deluso. Sono davvero troppo corrotto e privo di coscienza e senno. Non ho alcuna umanità. Desidero pentirmi. Ti prego di perdonarmi. Cambierò sicuramente. Se non mi pentirò, vorrei che tu mi punissi». In seguito, si verifica una trasformazione della tua mentalità e inizi a cambiare. Agisci e svolgi i tuoi doveri con scrupolosità, con meno negligenza e superficialità. E ora sei in grado di soffrire e di pagare un prezzo. Percepisci che svolgere il tuo dovere in questo modo è meraviglioso e hai il cuore colmo di pace e gioia. Quando si è capaci di accettare l'esame di Dio, quando si è capaci di pregarlo e di affidarsi a Lui, la propria condizione cambia rapidamente. Amen. 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 Ci ho riflettuto e ho trovato un percorso. Ero indolente per natura, preferivo le comodità e non volevo soffrire. Da solo non avrei risolto il problema. Avrei dovuto pregare Dio e accettare il suo esame. Quando avessi voluto assecondare la carne e rilassarmi, avrei dovuto pregare subito Dio e chiedergli di punirmi. Solo allora avrei abbandonato la carne e compiuto il mio dovere. Giusto. Sì. Così, in preghiera, ho parlato a Dio del mio stato, chiedendogli di disciplinarmi. Dopo aver pregato, mi sono d'un tratto rasserenato e ho ripreso a revisionare il video, ben attento ai principi e cercando le informazioni. Mentre mi concentravo sul mio lavoro, ho percepito la guida di Dio e sono stato in grado di risolvere rapidamente i problemi del video. Sì, è fantastico. In questo modo, ora ho più sicurezza nell'affrontare la mia pigrizia. Ho capito che bastava affidarmi a Dio e accettare il suo esame sul mio lavoro. Se avessi ripreso ad assecondare la carne, mi sarei frenato affidandomi a Dio. Così avrei avuto la forza di prevalere e fare il mio dovere in pace. Oggi provo ancora spesso questa brama corrotta di comodità e agio. Ma so che, purché segua le parole di Dio e le metta sempre in pratica, mi purificherò dall'indole corrotta e mi trasformerò. Sì, lode a Dio.